sarà giorno, tra poco sarà notte. Sotto il sole ritrovato d'inizio maggio, sopra quello che è oggi il torbido Siri, Valsini ha vissuto una giornata annunciata come particolare. L'arrivo dalla Francia di Catherine Jeanne de Morat, discendenti del ramo francese di Giovanni Michele Morra, padre della poetessa Isabella. La visita ha segnato il ritorno simbolico dopo ben 5 secoli di Giovanni Michele Morra, che abbandonò in fretta il suo castello dopo la sconfitta militare della Francia, con la speranza di potervi fare ritorno, una speranza che si rivelò vana per lui e per i suoi discendenti. Le emozioni étaient beaucoup plus fortes. Le emozioni erano molto più forti di quelle che avrei mai potuto immaginare. È stata proprio una carica storica di emozioni della mia famiglia. E dopo tanti secoli abbiamo finalmente aperto un contatto con la parte francese della famiglia Morra, che, dalla quale speriamo di avere anche la possibilità di esportare in un certo senso questa conoscenza nella loro patria, perché resta i Morra in Francia hanno avuto un grande successo e crediamo che sia giusto far conoscere anche Isabella. E ovviamente loro conoscevano la storia di Isabella Morra prima del contatto oppure non avevano contezza? Ne avevano una conoscenza solo di tradizioni familiari, ma non immaginavano che questa poetessa loro, appartenente alla loro famiglia, avesse raggiunto in Italia un grado così elevato di conoscenza e anche di apprezzamento dal punto di vista letterario. Sapevano che c'era stato anche un loro, il padre di Caterina aveva dichiarato in un'intervista francese, si era riferita alla storia di questa poetessa italiana e alle sue origini italiane, però è questa l'occasione anche per loro di conoscere Isabella. La sua famiglia conosceva l'importanza che Isabella Morra ha in Italia, in Basilicata, a Valsini in particolare, tutto quello che rappresenta da un punto di vista storico e culturale qui per noi? Mon père avait fait beaucoup de recherches sur Isabella. Mio padre aveva fatto tante ricerche su Isabella, quindi sapevo che lei era conosciuta, però pensavo che era una cosa più locale, invece ho scoperto che è una cosa più nazionale e anche internazionale. Ci sono stati degli scambi prima comunque, quindi si era già creato un legame prima. Chiaramente adesso, con l'accoglienza molto calorosa che c'è stata, loro sperano di tornare, ma anche di ricevere magari Vincenzo con la moglie anche in Francia e proseguire questo rapporto. Jeanne e Catherine de Morat sono stati accolti prima in municipio dal sindaco Gaetano Celano e poi al castello, accompagnati da parte di quel fermento culturale che negli anni ha raccontato e fatto rivivere la sfortunata poetessa. Sindaco, come si suol dire, oggi sarà una giornata particolare per il comune di Valsini e per la grande, leggendaria, meravigliosa storia di Isabella Morra. Beh, certo, un momento particolare per la storia di Isabella Morra, che da anni, che grazie ai molti studiosi di Valsini e al proprietario del castello, perché come sappiamo il castello è privato della famiglia Rinaldi, è stata molto rivalutata Isabella Morra e ha dato lustro al nostro paese e alla nostra comunità. Quindi è un momento molto importante per tutti i cittadini valsinesi accogliere i discendenti della famiglia Morra e un ritorno al passato che ci dà sicuramente lustro per il futuro. Si auspica anche a livello comunale un legame che da oggi non si rescinderà più? Beh, assolutamente no, cercheremo di coltivare sempre di più questi rapporti, intensificarli per cercare, come dicevo, di dare molta visibilità alla nostra comunità, al nostro borgo e per cercare di creare uno sviluppo turistico-culturale su cui noi ci stiamo puntando veramente tanto, valorizzando Isabella Morra. Svegliatevi fanciulle, che c'è da lavorare, il sole si sta alzando al di là del mare.
poco sarà giorno, tra poco sarà notte. Sbrigatevi, fanciulle, chi c'è da lavorare? Prendete i vostri panni, portateli a lavare, portateli sul fiume, portateli a sciacquare. Siamo